C'è stata la forte possibilità che io oggi non registrassi questo video perché sono le 17:41, sono davanti al PC da un'ora e mezza, sapete a fare cosa? Sto a vedere un'intervista di Valentino Rossi. Purtroppo è il momento di iniziare a lavorare perché siamo talmente fortunati che noi giochiamo ai Pokémon. Come lavoro? Bentornati al 28esimo episodio di Pokémon Ultrasole dopo freschi di vittoria alla Lega. Proseguiamo la nostra avventura. Prima di iniziare lasciami un like e un commento. Vi ricordo, anzi ti ricordo perché io sto parlando proprio a te, che ti puoi abbonare tramite il tasto qui sotto. Se lo fai sei un grande cazzo. Erano apparsi delle ultra creature. Prima però mi consentite di fare per favore una cosa? Voglio provare a fare una cosa. Quello che dobbiamo fare adesso è parlare con Awe e capire questa roba delle ultra creature che sono apparse a Pony. Prima però, come si entrava negli ultra varchi? Ah, ma vedi che c'è tutta sta roba dei Pony che ancora non è stata scoperta. C'è tutta un'area ancora oscura. Voglio entrare negli ultra varchi però. Devo stare comunque a Pony, all'altare solare. Ma dov'era l'altare solare? Altare solare. Oh, non mi ricordo bene dove si va, ma mo lo capiamo. E mi direi, perché Dredone vuoi fare questa follia? Ho sbagliato. Perché Dredone vuoi fare questa follia? Perché forse ho capito come funzionano a questo punto, un po' perché l'ho letto. Era di qua? Canyon the Pony. Ah no, qua vai al Canyon. Dici che è giusto? Proviamo ad andare un attimo. Vorrei capire. Non c'è un altro modo per arrivarci lì, scusa. Non ci posso volare. Ci posso volare. Volamo un attimo. Leggo. Sappiamo che ci sono 5 colori disponibili di ultravarchi. Ognuno di esso vi condurrà in un ultramondo diverso. Bianco, blu, verde, rosso e giallo. Forza Roma, dai. Non lo so, sì. Quello che so è che noi dobbiamo rimanere per più tempo possibile dentro al varco. Una volta che rimani per più tempo possibile qui dentro, hai la possibilità ovviamente di incrociare Pokémon leggendari. Quali? Faccio un esempio. Tipo negli ultravarchi rossi puoi trovare Articuno, Zapdos, Moltres, Rayquaza, ma sono richiesti Kyogre e Groudon, eccetera eccetera. Credo che si sblocchino ultravarchi sempre più potenti in base a quanto tempo ci stai dentro. Ma perché me lo sta a spiegare che l'ho fatta sta cosa già? Proviamo a rimanere qui per all'incirca 15 minuti. Solgaleo, io mi fido di te. Questi si devono piano? Sì, allora il trucco, cioè non è il trucco, cioè devi andare veloce, sì. Non so che sta succede, non so se sto a fare tutto giusto. Viola, rosso, me frega niente, voglio andare più avanti possibile. Giallo, blu, è tipo record del mondo. Ma se finisce le energie, cioè io posso andare avanti all'infinito? Sì, io sto andando avanti, non so che sta succede però. Sono avanti all'infinito, è giusto? Questi sono arcobalenati? È possibile che erano quelli giusti? Non piace questi basic. Non piace quello basic, t'ho detto. Ok, mo sono stato 4 minuti e mezzo lì dentro, no? 3396 anni luce. È una cifra? Non lo so se è una cifra, fratello. C'è la possibilità che ci sia, non lo so, il leggendario più potente della storia dei Pokémon? Capiamo? Forse me lo dice prima, però. Mo c'è tipo Rattata. 3390. Perché c'è Grampig selvatico? Scusa, perché ho sbagliato. Ho sbagliato buco. Sono entrato, ti dico dove? In quello verde. Però perché ho preso Grampig e non Mewtwo? Voglio capire. Esistono 4 tipi di pattern dei contorni degli ultravarchi: 0 anelli, 1 anello, 2 anelli e 2 anelli con un motivo floreale. La probabilità che ciascuno di essi appaia varia in base alla distanza percorsa, espressa in anni luce. Il tipo di ultravarco influisce sulle probabilità di incontrare un Pokémon cromatico leggendario all'interno di esso. Ok. Quindi questo era un verde base. L'errore in realtà, a parte che dovevamo resistere un altro po' di più, perché leggo che puoi arrivare tipo a 5000 più anni luce. Eravamo a 3 e 3. Riproviamo. Tanto quello c'ha un anello. Questo che cazzo è? Quanti anelli aveva? Però sono troppo vicino. 1078 anni luce. Sì, ma quanti anelli aveva? 2? Più gli ultravarchi sono cosparsi di anelli e più sei lontano, più la possibilità di incrociare Pokémon o leggendari o comunque shiny è alta. Qui, dato che siamo molto vicini, tecnicamente è una merda. Che cazzo è adesso questo schifo? Barbaracol. Madonna che orribilità. Mi tocca andare veramente molto lontani. Ci proviamo. Uno lo becchiamo tanto. Niente. Ho due cerchi questo c'ha però. Ma è shiny. Ma è shiny. Devo essere felice, devo essere equato. Oh mio Dio, uno shiny. Di che colore era? Era rosso. 2 anelli. Vabbè, il 13% di possibilità in realtà era minore la possibilità di uno shiny rispetto a quella di un leggendario. Certo, cioè c'era più probabilità di prendere un leggendario che era il 25% con due cazzo di anelli rispetto a un cromatico che era il 13%. Ma noi non ci facciamo per caso abbattere, no? Ovviamente più vai lontano, vedi un anello, più vai lontano più hai percentuale che sponino quelli con anelli. Quindi comunque devi arrivare lontano se vuoi aumentare. Più vai lontano più le possibilità aumentano. In sostanza il colore dei cerchi cambia il tipo dei Pokémon che puoi trovare. Gli anelli cambiano le percentuali che hai di incrociare Pokémon shiny, Pokémon leggendari. Idem la distanza percorsa. Mai vera sta cosa, sì. Mai vera manco questa. Mannaggia il papato, l'ercio. Che cos'è? Ultra giungla questa, eh. Ultra giungla anch'essa. Cos'è, bianco? Guarda qui che schifo. Cos'è? Tutto questo tutta questa strada per andare a dove? Ma che è? Hai ruttato. Oh! Ah no, ma non è nessuno.
Ah, è un'ultra creatura lui! Holy shit! Fermi tutti! Emana una potente aura e la sua difesa aumenta di molto. Quindi forse le ultra creature le puoi prendere in base all'ambiente in cui ti trovi. Mo lo shotta e lo massacra. Lo volevo catturare. Zanno. L'ho ammazzato. L'unico Pokémon decente. Vedi che cos'era? Bianco. Ah sì, in quelli bianchi se ci entri condurranno agli ultramondi delle ultra creature. Quindi in quelli bianchi puoi prendere le ultra creature. Indifferentemente da quanto distante vai. No, quello bianco. Di nuovo la giungla? Ah, di nuovo la giungla? Ma non è che... Ah, rieccolo. Oh, riproviamo. Ok, quindi in ogni coso bianco vai in un ambiente diverso. In ogni ambiente c'è un'ultra creatura. In questo caso c'è lui, Danny Lazarin col beccone. Kaioken, attenzione. Assalto. Non me leva. Me leva il giusto, me leva il giusto. L'attacco diminuisce. Potrebbe essere una cosa importante. Non ci interessa. Tanto abbiamo l'attacco speciale. Fai fulmine. Tanto non lo puoi uccidere. Poi c'è il dubbio, ma sono utili ste cose o fanno cacare? Ma è una pipa. Ma possibile? È floreale. Era floreale, frate. C'aveva i fiori. Frate, se era floreale a 3751, era possibilità di un Pokémon leggendario 100%. Era 100%. Quindi è giallo, quindi sarebbe capitato Regirock, Regice o Registeel. E invece sarà uno stupidissimo Macargo. È leggendario, è leggendario. Appena becchi il fiore, tu ti devi buttare dentro, indifferentemente da quanto sei lontano. Fiore? Fiore rosso. Oh, ma dai, te prego. Siamo costretti ad entrare. Ma è bianco? È bianco? Oddio, cos'è? Ultra centrale. Un'altra ultra creatura. Cos'è quel coso lì su? Guarda, che cazzo è? Io do per scontato che si possano catturare. Ora gli lancio una Velox Ball appena inizia il videogame. Cazzo è? Illuminato dal potere di Dio. Xurkit. È il Pokémon che fa Xurkit. Sì, mazza, che brutto. Campo elettrico. Ah, quindi mi shotta anche. Lui è elettrico. Che sta, si gode. Fai un etere lama. Tanto ti pare che lo shotti. Buono. Ti pare che non entra? Possibile. Ok, quindi sono dei tumori, eh. Ah, addio. Sono un piacere. Anna il puma. Ah no, c'ha l'attacco speciale mostruoso adesso. Niente, l'ho perso. Vabbè, mi faccio massacrare perché è un'ora e cinque minuti che sto qua. Gelo pugnalo. Se ti fa attaccare. Ah, non posso. Ah, beh, no, mi sciotta tutti. No, adesso mi sciotta tutti. Tanto vale lanciare una Ultra Ball. Ah, Ultra Creatura Ball c'ho. Aspetta un attimo. Creata appositamente per catturare le Ultra Creature. Proviamo. Frate, è creata apposta per catturarti. Almeno un movimento me lo farai. Uno. Vabbè, dai, morti tutti, dai. Date a cacare. Massacrami. Voglio che perda. Gli lanciamo la ultima ultra creatura ball. Non devi attaccare. Ucci ball. Eccoci qua, dai. Che poi ce n'ho tre. Non so manco se si comprano. Dove si comprano. Ecco, fanculo, dai. Dai, su, velocizza questo schifo. Dai, mandami a casa. Sì, fottiti, coglione di merda. Magari te muore il cane. Vabbè, basta così. Un'ora e cinque a me basta così, sinceramente. Potrei smettere di registrare ora. Ma non lo farò. Perché? Perché sono un coglione. Che ho sprecato un'ora di tempo per una cosa che occuperà un minuto nel gameplay. Non è vero. Vabbè, vediamo un po' che dobbiamo fare oggi prima che mi fracasso la testa. Allora, ma era qua? Sì, mi sa di sì. Vediamo come prosegue questa straordinaria avventura. Au, sarà meglio per te che mi dai una notizia buona. E ultra creature se non sono nella foresta di pony, fidati. No, non sono solo lì. Complimenti per il titolo, grazie Ciceria. Ho sentito che la lotta decisiva con Ao è stata molto appassionante. Madonna, c'era lì la gente che guardava. Farò del mio meglio per aiutarvi, incominciando da questo regà. Pompino con grattata di palle, se non ricordo male. Ricordavo bene. Oh, lascia che ti affidi questo tipo zero. È da parte di Radio. Vai nel box de Billa. Ma che ce faccio col tipo zero, frate? Vai al box e non rompermi i coglioni. Anche le ROM che servono per far cambiare il tipo. Ottiene vari ROM. Ok, ok. Possiamo aprire il nostro campo profughi. Campo nomadi, in realtà. Ah, che dici? Andiamo a fare del gameplay? Che latita questo video di gameplay. Grazie. Beh, affrontiamo queste ultra creature. Foresta de Pony. Ultra pattuglia in cerca di ultra creature. Sono delle ultra cazzate. Grazie per essere venuti. Delle ultra creature si aggirano qui nella foresta. Sono dei Blacephalon. Anzi, è il Blacephalon. Io mi sono appena stato disintegrato da boh, il dio delle ultra creature. Eccoti delle Uchi Ball. Grazie mille. Holy shit, straordinarie. Ben 5. Molto utili. Ormai sono arrabbiato. È andata così. Frate, non mi interessa. Te lo giuro su mia mano. Dimmi che non parlano troppo per spiegarmi che cosa sono i Blacephalon. Devo catturarli? Vabbè, Blacephalon, eccolo qui. Casualmente è il primo. Zoroark. Via, coglioni. Eccolo qua. Mazza, che schifo. È palla da discoteca, mon. Comunque sono tutti incaiocannati. Quindi li devo catturare. Io la sto per fare, Terelama, eh. Poi vedi te che devi fare. Poteva andare peggio. Palle ombra.
super efficaci. Hanno solo un attacco che non ha senso, questi. Ultra boost. Ah, quindi si ultra boostano tutti. No, ma come fai? Il fatto è che adesso io non posso attaccarlo mai. Quindi tirerò una ultra crystal. Che non esiste, penso un po', l'ho inventata ora. Ultra crystal. Boom, 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 boom. Ah, bella scriptata, complimenti. Come dicevi prima, la Cefalon. Quindi hanno un nome, anche gli altri. Ha dei piedini minuscoli. Sembra che sia un'ultra creatura. Si avvicina alle persone ondeggiando e fa esplodere la sua testa all'improvviso. Lui si dovrebbe far chiamare Ahmed. Ermito de una bomber, finalmente è qui con noi. Au, che dici? Gaetano, da questa parte, hai trovato per caso un Blacephalon? È troppo forte, non c'era proprio modo di catturarlo. Ci ho pensato io. Presumo che se ne staranno nascosti e smetteranno di attaccare gli altri Pokémon. Lo presumiamo tutti. Potremmo raccogliere più dati possibile e sviluppare un piano di salvaguardia di Blacephalon insieme alla Fondazione Boh. Tra tutti i problemi che abbiamo, pensate che i Blacephalon siano la minaccia? Boh. E lui se ne va nell'erba a fare le sue cose. Blacephalon, dove sei? Blacephalon, dove sei? Ma devo continuare a catturarli? C'è un altro? Che ce devo fare, frate? Devo continuare? Nessuno che mi parla. Io lo ammazzo. Voglio vedere che succede. Che fa? Mi ha tirato la testa. Mi ha tirato la testa. Tutto scriptato questo gioco di merda. Sì, all'infinito. Gaetano, ma è la stessa cosa di prima. Ha catturato un Blacephalon per noi. L'ho catturato anch'io. Due. In questo modo dovremmo avere tutti i dati necessari. Va bene. Verrà un giorno in cui anche loro potranno vivere ad Alola. Non credo, sono dei terroristi. Grazie per la collaborazione. Spero che un giorno ci rivedremo. Saluto a Loliana a voi. È stato un piacere fare la vostra conoscenza. Anche a Viverduce ha fatto piacere lottare contro avversari formidabili. Pensate, torniamo a casa. Ma no, ma fammi proseguire. Ma lì c'è pieno di esplorazioni spaziali da fare. È il giorno dopo, fermi tutti, sarto nel tempo. In tutto questo Lilia è sparita. Mio caro Gaetano, adesso che sei diventato campione, credo proprio che sia arrivato il momento di mettere un po' in ordine, vero Meo? Si chiama Meo o Miao? Nel dubbio lo chiameremo a coglione, come te permetti. Chi può essere? No, ragazzino obeso che non fa parte del nostro universo. Che ci dici? Mi scusi, piacere, mi chiamo Chris. Anfanf pant pant, scusi, ora mi calmo, duce. Mo vabbè tutto, però di sta cosa mi sembra esagerato davanti a mia madre. Bisogno di te, devi aiutarmi. Dei loschi individui sbucati fuori da non so dove hanno preso possesso del Festi Plaza. E meno male, speriamo lo distruggano. Oh no, il Festi Plaza è il Team Rocket, frate. Allora esiste. Allora il gioco è appena iniziato. All'improvviso è stato come se lo spazio fosse stato distorto. Il programma del Festi Plaza è stato riscritto. Il castello è diventato così. Beh, a stile, lo diciamo. Hanno messo fuori uso il mio accuratissimo sistema di sicurezza. Immagino quanto fosse accurato. Puoi aiutarmi? Assolutamente sì, fratello. Sconfiggiamo il Team Rocket. Quindi il Team Rocket esiste? Holy shit, incredibile. Air Team Rocket, leggenda. Fermi lì, nessuno può entrare nel castello del Team Rocket. Fermi tutti, io ho i privilegi di amministratore. Oddio, sei incazzato, silenzio. Non credere di confondermi con questi paroloni. Ha detto letteralmente delle parole molto semplici nella lingua italiana, che dovrebbe essere la tua. Questo è il castello del Team Rocket, fatta una ragione. Ha ha ha, wahahahaha. Vabbè, è diventato Young Signorino. Per un attimo, questi tizi sarebbero il Team Rocket. Non permetterò che questi prepotenti si impossessino della mia creazione. Ce penso io. Sembra che abbiano modificato il programma, ma davvero? Nessuno può lottare con i propri Pokémon, non possiamo farci aiutare dai Pokémon. Dobbiamo trovare un altro modo. È tempo de far volare i cazzotti. Hai qualche idea? Siamo l'agenzia lotta, bro. Ma certo, geniale, cazzo. Spawnata una tipa. Adesso dovremmo lottare con altri, con Pokémon di altra gente. Va bene, sì, dai. Oltre i cieli. Hai barato, non è possibile che tu sia riuscito a sfruttare al meglio le capacità dei Pokémon di altri allenatori. Ho premuto letteralmente A su Frana. Facciamogliela vedere. Orgia gigante. Questo ormai è il castello del Team Rocket. Non ce la farete a riprendervelo. Capo, non ti deluderemo. Che è il capo del Team Rocket a questo punto? Banno il Team Rocket dal Festi Plaza. Oh no, hanno usato parole non degne. Tipo Nick. Ce l'abbiamo fatta. Ma sto velocizzato, scusate. Mentre tu tenevi a bada quei prepotenti, sono riuscito a ripristinare i miei privilegi di amministratore. Ma non me ne frega niente. È stata una task inutile. Anche al castello? Dai, fallo rimanere così, è una figata. Oggetto invisibile. Oh, pulsante figa. Strano, strano. Mamma, ho risolto un altro problema. Questo Meo non mi convince, è tipo Zoroark secondo me. Che fa? Mamma, sta mimando un pompino? Gaetano, stavo mimando un pompino. Veniamo ora alle ultime notizie. Proprio in questo momento la Fondazione Eder sta tenendo una conferenza riguardo ai nuvoloni neri apparsi nel cielo dei pony. Vediamola in diretta. Oh no, succederà il patatrac, il macello, il casino. Sappiamo che la notizia dei nuvoloni che hanno oscurato completamente il cielo dei pony ha suscitato grande inquietudine. Questo fenomeno è stato causato da un Pokémon sconosciuto chiamato Necrozma. È giunto ad Alola da un altro mondo, attraversando un oltrevarco con l'intento di rubare la luce e la nostra regione. Alola non sarà inghiottita dalle tenebre, bensì dalla fica. Tutti che fanno foto alla fica, tutti fanno foto alla fica. Stiamo studiando come o no? Ultravarco. Sei aperto in alto a destra, sì. C'è un buco enorme. Quello è di nuovo Necrozma, frate. Un ultravarco. Chi sta entrando? È Team Rocket. Quindi. No, è caduta la telecamera.
È Giovanni! Questa è la camminata di Giovanni. Non ho letto che ha detto. Non vorrete mica tenerle tutte per voi? Penso parli di tecnologie avanzate. Ora è arrivato il turno del Team Rocket. Del Team Rainbow Rocket. Oh no. Sono gay. Anche loro? Non ci credo. Avete aperto voi quell'ultravarco? Fermi subito. Sembra che la situazione sia precipitata. Cosa sarà questo fantomatico Team Rainbow Rocket? Oddio, Pokémon Ultra Sole, episodio RR. Rainbow Rocket. Che cazzo è? Cazzo guardi, episodio RR. È tipo SS? Ma una lettera prima? Mamma, stanno suonando al campanello. È il professor Kukui che entra, sicuramente, salutando il duce. No. Oh, Lilia! Ma allora sei viva. Scusi il disturbo. Stavo guardando la TV, hai visto anche tu cosa è successo? Un ultravarco. Faremo holy shit, siamo terrificantemente spaventati. Non si è capito nulla, forse era solo un montaggio per la TV, non credo. La mamma? Sono sicuro che va tutto bene. Che significa? Vado a Leather Paradise. Va bene, ci vediamo lì. Mamma, devo andare di nuovo. Ma tu aspettami qui. Dobbiamo andare a Leather Paradise. Però vedi, non mi dice che devo andare qui, io lo immagino, però penso proprio di sì, altrimenti sarebbe inutile. Quindi siamo in una nuova era, episodio RR. Frate, qua succede qualcosa di oscuro, qualcosa di strano? Tutto bene? Lilia, eccola lì in fondo. Con chi sta a parlare? Ah, con la troia. Con la troia dai capelli viola. Gaetano, è successa una cosa terribile. Che cosa? Mia madre, Leather Paradise. Che cosa è successo, Lilia? Scusa, per un attimo sfere e basta. Lascia che ti spieghi, dimmi tutto, Cicè. La direttrice stava tenendo una conferenza stampa per spiegare la natura dei Nulan neri che sono apparsi nel cielo dei pony. Questo lo sappiamo. Quando all'improvviso si è aperto un ultravarco, e questo lo sappiamo, e l'intera villa è caduta sotto il controllo di una forza misteriosa uscita. Sembra che sia opera di un gruppo che si fa chiamare Team Gay Rocket. Mentre ero in viaggio nella regione De Canto, tutti parlavano di un'organizzazione criminale chiamata Team Rocket. Si sono ingranditi così tanto da arrivare fino ad Alola. Sono letteralmente l'andrangheta, che ricordiamo non esistere. Mia madre è prigioniera, la salvo io. La situazione è grave, non sappiamo perché abbiamo preso di mira la fondazione Aether. Devo salvare mia madre. Ce la farò da solo. Cioè, ti aiuto io. Scusa, ho sbagliato frase. Questa potrà esserti utile. Di nuovo una figa? Ma basta darmi le fighe. Ragazzi, parlate veramente in una quanta. Cioè, proprio troppo. Cioè, troppo. Parlate troppo. Lilia, vuoi dirmi altre 4? 5.000 frasi? Quei tizi della fondazione sono insistenti. Questa è la base del Team Rainbow Rocket. Ci penso io. Vai, Gaetano. Oddio, va lì e gli fa un go, go, go. Hai salvato la situazione, Lilia. Se n'è grossa. Oltre i cieli. La musichetta vecchia. Bellissimo. Rotto il culo a tutti. Non so precisamente quanto stia durando questo episodio, però fra poco lo interrompiamo perché è un'ora e mezza che registro, quindi 20 minuti cominciano a diventare complicati. Er castello del team. Se so presi tutto. La villa è diventata un castello. Sarà opera dell'ultravarco di cui parlava. Secondo me è colpa letteralmente del Team Rocket. Dove credete di andare? Ah sì, è Giovanni questo. Oh no. Ancora? Oh no, te sei alleato col team? Ma tutte se vedeva, cari Rainbow. È del tutto inutile che tentiate di opporvi al Team Gay Rocket. Se il Team Gay Rocket prende il controllo del Leather Paradise, la nostra organizzazione crescerà. Oh no, si è fatto inculare, si è affiliato alla mafia. Naturalmente potremo salvare ancora più Pokémon, non è vero? E se ciò avverrà, grazie al mio contributo, mi si apriranno prospettive di carriera straordinarie. Egoista. Ecco chi sei. Sei un egoista. Tocca fa batte con Vish. Ho lavorato dall'interno per permettere al Team Rainbow Rocket di impadronirsi della fondazione senza ostacoli. Sei un pezzo di merda, Vicio. Merda, hai messo in pericolo tutti. Ci hai tradito. Io Vicio, capo filiale, fondamento e pilastro dell'Eder Paradise, farò assaporare l'amara sborra a questi bambini. Un po' troppo. Vicio, mi fa perdere tempo. Lotta in doppio e si vola. Tu mi fai immediatamente morso. Sono velocizzato in questo momento, anche se non sembra. Ma è tutto velocizzato. Ma non ce la fa. Ah, frate, ma quanto poco. Ma com'è possibile che ha tolto così poco? Vabbè, ciao. Tocca Manner Puma. Manner Puma. Bisogna far fuori quel Claydol. Ti fai potere Z, super braccio teso. Su Claydol. Mori. Si vola. Boom. Boom, 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 boom. Scusate se lascio velocizzato, però, ragazzi, è veramente un'agonia. Dopo un'ora e mezza comincia a diventare difficile. La pazienza comincia a non esserci più. Bravo. Bella scelta, complimenti. Rifaccio braccio teso su Hypno. Poco al colpo. Ah, su di noi? Buono. Cazzo, mi hai tolto un cazzo. Coglione. Vai nel Valhalla. E va nel Valhalla. Di nuovo braccio teso. No, cascata. Se gode, a coglione. Vai nel Valhalla. Vai a trovare quello di prima, coglio stupido. Bu, 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 bu. Beh, siamo morti. Perché adesso Grumble ci soffia addosso. Ci uccide. C'è anche da dire che però quel coglione. Ah, non me leva niente. Ne vuoi mandare un altro? Questo gli sta leva uno a volta. Cambia Pokémon. Manna merdone. Clefairy non è riuscito a togliere più di 6 a quel Pokémon lì. Ti rendi conto? Massacralo. Se gode. Me ne ha un altri due. Perché il suo non è morto nessuno. Di nuovo peso bomba. GG, dai. Ma come ha fatto? Spargi sborra, merda. Se gode. Ne ha un'altra. Anna Jake. Clefairy. Ah sì, c'ha l'attacco speciale che è arrivato a 1 secondo me. Cresce pugno. Prego.
godo. Basta, una lotta noiosissima. Mi avete sconfitto, ma non illudetevi, non avete nessuna speranza di farcela. L'ultravarco è in perfetta sintonia con il pensiero del capo. Ha fatto arrivare da un altro mondo uomini potenti e malvagi, anche se per ora sembra che non abbiamo nulla di meglio da fare che continuare le loro ricerche, sfruttando la tecnologia dell'Elder Paradise. Se volete sprecare l'energia in vani sforzi, non sarò certo io a fermarvi. Andiamo Gaetano, per favore, mettiamoci in quel cespuglio e scopriamo duro.